Buongiorno amici, ben ritrovati. Cosa si cucina oggi? Allora sapete che in questa casa i miei video sono reali su quello che veramente si mangia. Oggi, dato che questa è una casa piena di giovani, si fa una hamburgerata. Mangiamo gli hamburger. Come tutti i giovani, anche i miei figli vanno matti a McDonald's, Burger King, questi posti. Loro andrebbero quasi tutti i giorni, anche se è una casa dove si cucina tanto. Quindi ogni tanto noi facciamo questi pranzi o cene con hamburger per tutti. Dato che siamo tanti, insomma, siamo in 8, calcoliamo 2 hamburger per uno, 2 panini, quindi 16 hamburger sono da fare. Partiamo dal primo step, che è la cipolla caramellata. Vedete, qui ho già una padella con l'olio, fiamma abbastanza alta, e un sacchettone di cipolla che era in congelatore, perché se volete questo consiglio, quando vi capitano tante cipolle, prima che vadano a male con questi caldi, sapete com'è, le affetto tutte nel robot in un sacchetto e le metto in congelatore, e in questi casi avvengono comode. Insomma, guardate, questo è un blocco, dopo poi vi avvicino il telefono, di cipolla uscita dal congelatore che ho messo in padella con un po' di olio, e quindi vado a fare cipolla caramellata. Qua ho una scatola di hamburger, ne tiro fuori, naturalmente sono hamburger surgelati, di qualità, ma surgelati. Tiro fuori gli hamburger, perché anche gli hamburger li cucinerò in modo un po' furbo, perché sennò cucinare 16 hamburger nelle padelle mi serve troppo tempo. Adesso vi faccio vedere. Intanto cuciniamo la cipolla caramellata, vi avvicino il telefono. Come vi dicevo, il primo step è la cipolla caramellata, che ho messo giù questa cipolla, nel mio caso era surgelata. Lascio cuocere a fiamma bella viva, metto sale e pepe. Così, e lascio cuocere. Questo modo di fare le hamburgerate in famiglia carino, anche per compleanni o per feste con i giovani, insomma è una buona soluzione, che fa anche un po' risparmiare, perché se si vanno nei posti dove si mangiano hamburger, prenderne una ventina è una spesa, invece così. E poi è bello anche in famiglia fare questi tipi di cene. Lasciamo cuocere ancora un po' prima di aggiungere l'aceto e lo zucchero. Continuo a cuocere, vedete, adesso si è asciugata la cipolla, inizia anche a colorarsi. Vedete, la cipolla in congelatore è comodissima, il risultato è eccellente. Aspetto ancora un pochettino, intanto mi sono preparata aceto balsamico normale, quello abbastanza economico del supermercato, e lo zucchero, è meglio lo zucchero di canna, ma io non ce l'ho e quindi ci metto quello. Aspettiamo ancora qualche minuto. Eccoci qua, ora diciamo che ha iniziato a rosolare, vedete, un pochettino si attacca e deve essere così. Guarda che bella, profumatissima. Finora abbiamo messo solo sale e pepe, ora un bel giro di aceto balsamico. Se vi capita che non avete il balsamico, viene buona anche con l'aceto normale, viene di un colore più chiaro, non è che... E poi uno, lo zucchero ci vuole, lo so, qui ce ne vogliono 4 cucchiai, ci vogliono, perché sennò non è più una cipolla caramellata. Certo, si fa anche con meno, però lo zucchero ci sta. Ora lasciamo cuocere, che evapora bene l'aceto. Sempre a fiamma bella allegra. Fare la cipolla caramellata è veramente una cavolata, il più è tagliare la cipolla. Ora la lasciamo andare. Dopo ci sono due pensieri: c'è chi la fa cuocere tanto piano piano che diventa scura scura scura, oppure chi come me la fa cuocere meno perché la gradisco. Come vedo che inizia a caramellare lo zucchero, dopo spengo. Adesso aspettiamo 5-10 minuti, vediamo. Ecco qua, vedete, a questo punto posso spegnere. Spengo e travaso in un piatto la cipolla caramellata, così.
vedete? È veramente una cosa semplicissima. La metto da parte ed ora mi vado ad occupare di cuocere gli hamburger. Ora mi occupo degli hamburger. Allora, qui ho 18 hamburger, quelli surgelati, che li ho tolti dal congelatore un po', mezz'ora fa. Una teglia con la carta forno, perché li cucinerò in forno e credetemi che vengono benissimo. Vengono benissimo e non sto lì un'ora su una padella a rigirarli a destra e a manca. Dovrò fare due, questi sono ancora un po' attaccati, però li vado a sistemare tutti, userò due teglie. Nella teglia da forno metto in forno a 200 gradi, 180, 190, dipende dai forni, una ventina, 15-20 minuti, senza rigirarli perché non ce n'è bisogno, senza olio, senza niente, perché già sono sempre anche troppo grassi. Questi hamburger possiamo metterli, vedete, così stretti, perché calano molto nella cottura, e niente, e poi saranno pronti, vi farò vedere. Qui abbiamo gli hamburger, guardate, appena tolti, 20 minuti, vedete, la parte sopra rimane un po' più asciutta, e comunque anche gli hamburger sono pronti. Li trasferisco in un piatto tutti quanti, così, se non voglio che si asciughino li copro con della pellicola, faccio un paio di piatti, guardate che belli, senza aver aggiunto nulla, perché già gli hamburger sappiamo, carne macinata, insomma i grassi non mancano. Ed ora mi vado ad occupare del bacon. Altro step dei nostri hamburger, di una grande quantità di hamburger, è il bacon, e anche qui è un po' di furbata. Metto nella carta forno, metto in forno 5 minuti a 200 gradi e vengono perfette. Ne metto due fette per hamburger, quindi io devo fare 18 hamburger, ne metto il doppio, 36 fettine. E poi in forno. Ecco, altro step è quello dei panini. Intanto che cuoce il bacon in forno, queste sono quelle confezioni che si trovano ovunque, che ce n'è 6 in ogni confezione. Li taglio, questi sono anche già pretagliati. Li taglio e li metto sempre in una teglia da forno, così, e li vado a brustolire un pochettino, anche qui 5 minuti in forno a 200 gradi, 190, che si abbrustolisce un pochettino. Se dovete farne pochi, vi consiglio questa operazione di farla nella padella. Prendete una padella antiaderente, la scaldate e abbrustolite il pane dal lato interno, che così è proprio come McDonald's, come le hamburgerie. Questo è il bacon pronto, vedete. Dopo uno sceglie se farlo più o meno croccante, però quando inizia ad arricciarsi le fettine, vedete come sono, vengono bene nel forno, così. Ora abbiamo tutto l'occorrente per fare dei buonissimi hamburger. Allora, il pane l'ho lasciato in forno 3 minuti, deve proprio seccarsi un po' la parte dell'interno. Quindi abbiamo il pane pronto, il bacon, gli hamburger, dell'insalata, il formaggio a fette, la cipolla caramellata, maionese e ketchup. Ora possiamo iniziare a comporli. Eccoci qua, ora possiamo comporre i nostri hamburger. Vi faccio vedere come faccio io. Stendo in una taglierina, ne faccio 8 alla volta, e mi metto il sotto e il sopra alternati, qui tutti sotto, i sopra, i sotto e i sopra. Parto dalla ketchup e vado a fare il giro sotto senza stendere, poi si stenderà da solo. Ne salto uno e metto negli altri, passo alla maionese e faccio la parte sopra,
aspettiamo che arrivi, che ne ho già fatti già 8. Un giro di maionese. Così. Poi i miei figli a loro gusto si aggiungono la salsa barbecue, dopo ognuno poi può aggiungerne. Poi per prima cosa consiglio di mettere l'insalata perché è la più antipatica, dopo si va a schiacciare con tutto il resto. Ora la metto in tutti, non vi faccio sto storia lunga. Ora che ho messo l'insalata passo al bacon, poi ognuno può metterle come preferisce e metto due fettine per hamburger, così che poi dopo un po' da fuori si vedono, io le preferisco. Poi questa è un po' più piccola, così. Ora la fetta di formaggio, siccome sono un po' grandine le mie, le taglio, cioè le taglio, le divido a metà. Questo è un Edamer, potete usare anche le sottilette, quello che vi piace. E così faccio queste. E ora gli hamburger, così, 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 tac, tac. E sopra agli hamburger andiamo a mettere una pinzettata di cipolla caramellata, che è spettacolare. Questa bisognerebbe farne tanta, perché è veramente, veramente buona. Ora mi finisco qui così con voi. Fanno proprio venire fame. Dopo non ci resta che mettere su un po' di patatine o al forno o patatine fritte. E voilà. A questo punto abbiamo messo tutto. Inizio. Tac. A chiuderli tutti. Tac. Tac. Ecco qua, vedete, i nostri hamburger così sono pronti. A questo punto, perché li possiamo anche preparare un po' in anticipo, a questo punto o si mettono nel forno caldo qualche minuto che il formaggio si scioglie, oppure anche nel microonde, è meglio il forno normale, che si scaldano e si abbrustolisce un altro po' il pane e vengono buonissimi. Provateli. Ed ora ci siamo pronti per mangiare i nostri hamburger fatti in casa, appena usciti dal forno. Vedete il formaggio che si è sciolto. Posso dirvi che c'è un meraviglioso profumo. McDonald's ci fa una pippa. Ciao!